Il nostro sermone oggi porta il titolo L'ipocrisia e il tradimento e il loro effetto pericoloso sugli stati e sugli individui. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che disse nel nubile Corano: gli ipocriti e le ipocrite appartengono gli uni all'ordinano quel che è riprovevole, proibiscono le buone consuetudini e chiudono le loro mani. Dimenticano Allah ed Egli le dimenticherà. Sono loro gli ipocriti ad essere empi. Testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico, e testimonio che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero, che disse in un hadith sharif o nubile detto: ci sono tre segni che distinguono ogni ipocrita. Quando parla dice bugie. Quando fa una promessa la rompe e quando è affidato tradisce la sua fiducia. Pace e benedizione di Allah su di lui, sui familiari, sui compagni, su tutti quelli che li seguono con carità fino al giorno del giudizio universale. Seguitando in merito, non c'è dubbio che l'ipocrisia è una malattia incurabile, una piaga di distruzione contro gli individui e le nazioni. È una delle malattie spirituali più gravi che colpiscono la verità della fede, minano le sue fondamenta e distruggono i suoi pilastri. È una grave piaga sociale e morale che minaccia la sicurezza, la pace e la stabilità della società. È più pericoloso dell'infedeltà e del politeismo, perché una malattia, una volta manifestata nel corpo della società, le distrugge la struttura e la danneggia. E il tradimento e lo spionaggio sono le armi più pericolose che minacciano gli stati e la loro esistenza nel corso della storia. Ci sono prove storiche che testimoniano che la caduta, la scomparsa e l'eliminazione degli stati venne dall'interno di essi tramite spie, agenti segreti e individui pagati dall'estero. Ed ebbero un grande ruolo nella realizzazione di questo nella storia umana a scapito della loro patria. E i pericoli che minacciano gli stati al loro interno sono sempre maggiori e più pericolosi di quelli che li minacciano dall'estero o dall'esterno. Tuttavia, dovremmo sapere che ci sono due tipi di ipocrisia. Il maggiore e il minore. Il primo tipo, l'ipocrisia maggiore, è considerato il più pericoloso dei tipi, è l'ipocrisia del credente. In questo tipo la persona mostra apparentemente di essere un vero musulmano, ma in realtà nel cuore nasconde l'infedeltà. E questo tipo porta la persona all'eternità nel fuoco più profondo. Il secondo è l'ipocrisia minore, un'ipocrisia pratica, una deviazione nel comportamento e l'uso di alcuni dei segni degli ipocriti, così che l'uomo appaia buono e nasconde ciò che è contrario. E questo tipo non esce completamente dalla religione, ma potrebbe essere una via che condurrebbe all'ipocrisia maggiore, se la persona non si pentisce. Il nobile Corano e la Sunna purificata ci parlano degli ipocriti, della loro descrizione, dei loro comportamenti, dei loro intrighi, che non si cambiano né differivano in base ai diversi paesi in tutti i tempi. Tra i segni che distinguono l'ipocrita, sottolineiamo: mentire, non mantiene la promessa, la disonestà e l'immoralità nella rivalità. Sono le caratteristiche più brutte degli ipocriti descritte dal profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, oppure in un hadith sull'ipocrisia pratica. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: chiunque abbia le seguenti caratteristiche o una di esse sarà un ipocrita. Ogni volta che parla dice una bugia, ogni volta che fa una promessa la rompe, ogni volta che stipula un'alleanza si dimostra
Infido, e ogni volta che litiga si comporta imprudentemente in modo malvagio e offensivo. Se qualcuno ha tutte queste caratteristiche o una di esse si considera un ipocrita. E tali caratteristiche potrebbero minacciare l'interesse della nazione e distruggerli. Vediamo spesso l'ipocrita dire le bugie per convincere gli altri di essere onesto nel dire e nel fare. Di questo disse Allah l'Onnipotente: tra gli uomini c'è qualcuno di cui ti piacerà l'eloquio? A proposito della vita mondana, chiama Allah a testimone di quello che ha nel cuore. Quando invece un polemico è inveterato, l'ipocrisia, l'inganno e il tradimento della fiducia sono sempre collegate alla parola bugia nel nobile Corano. Allah l'Altissimo disse: cercano di ingannare Allah e coloro che credono, ma non ingannano che loro stessi e non se ne accorgono. Nei loro cuori c'è una malattia e Allah ha aggravato questa malattia, avranno un castigo doloroso per la loro menzogna. E il profeta, pace e benedizione da Allah su di lui, mise in guardia contro la menzogna, mostrando i suoi effetti, dicendo: aderisci, tuo popolo, alla verità, perché la verità conduce a buone azioni e le buone azioni conducono al paradiso. E se un uomo continua a dire la verità, sarà registrato come veritiero davanti ad Allah. Evitate la menzogna, perché la menzogna conduce alla malvagità. E la malvagità conduce all'inferno. E se un uomo continua a parlare di menzogna e fa falsità, sarà registrato come un bugiardo davanti ad Allah. Una volta il messaggero di Allah è stato chiesto: e il credente può essere un vigliacco? Ha detto sì. Gli è stato chiesto: il credente può essere avaro? Ha detto sì. Gli è stato chiesto: il credente può essere un bugiardo? Ha detto no. Abu Bakr, che Allah si compiaccia di lui, descrisse la bugia come un tradimento quando disse: l'onestà è un atto di fiducia e la bugia è un atto di tradimento. Il tradimento e lo spionaggio conducono alla rottura dei buoni rapporti e all'odio che crea dei conflitti, discordia e corruzione nei comportamenti tra la gente. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha sottolineato che il tradimento della fiducia causa a quello che lo commette nel giorno della risurrezione una vergogna e rimorso. E il profeta disse: quando Allah radunerà insieme nel giorno del giudizio finale tutte le generazioni precedenti e successive dell'umanità, verrà alzata una bandiera per contrassegnare ogni persona colpevole di violazione della fede, e sarà annunciato che questa è la perfidia di così e così, figlio di così e così, per attirare l'attenzione della gente verso la sua colpevolezza. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: anche Allah l'Eccelso dice: io contenderò il giorno della risurrezione contro tre tipi di persone: uno che fa un'alleanza nel mio nome e poi lo spezza, uno che vende un uomo schiavo e divora il suo prezzo, e colui che assume un operaio che ha preso tutto il lavoro da lui e non gli paga il suo salario. Uno dei più pericolosi tipi di tradimento è il tradimento dei paesi e venderli a basso costo, come lo fanno i gruppi estremisti e coloro che le seguono o camminano nei loro sentieri, adottando l'approccio di vendere le loro nazioni a basso costo. L'Islam ha avvertito di alcuni attributi peccaminosi, tra i quali ci sono i seguenti: dissolutezza nell'avversità è la combinazione di tutti i mali ed è l'origine di ogni peccato. È un modo di inclinare la verità, rendere il giusto vuoto e la falsità in realtà. Allah l'Onnipotente ha descritto questo attributo nel nobile Corano, dicendo: tra gli uomini c'è qualcuno di cui ti piacerà l'eloquio? A proposito della vita mondana, chiama Allah a testimone di quello che ha nel cuore. Quando invece è polemico,
inviterato, narrato da Aisha che Allah si compiacerà di lei, che il profeta Bashir benedizione di Allah su di lui disse. Narrato da Aisha che Allah si compiacerà di lei, che il profeta Bashir benedizione di Allah su di lui disse: il più sbregevole tra le persone negli occhi di Allah è colui che cerca di cadere in disputa con gli altri per niente, ma solo per mostrare la sua conoscenza e il potere di argomentazione. La descrizione più vicina della gente dell'ipocrisia e della loro situazione è che due facce, ha due facce, ma vederla nel nostro tempo ha superato i limiti di così tanto e li ha trasformati in mille faccia e faccia, sono i pessimi creati. El profeta Baci benedizione di Allah su di lui disse: troverai il peggiore tra le persone, quello che ha doppia faccia, che appare ad alcune persone con una faccia ed ad altre con un'altra faccia. E tra i segni dell'ipocrisia ci sono la corruzione del terreno con la pretesa di essere conciliatori, di questo Allah, disse Allah l'Onnipotente, e quando si dice loro: non spargete la corruzione sulla terra, dicono: anzi, noi siamo degli conciliatori. Non sono forse questi corruttori, ma non se ne avvedono. La corruzione ha molte immagini, tra cui il tremore nel paese, trasmettere la debolezza nei cuori dei vari credenti, seminare le idee devianti e concetti sbagliati, diffondere la sedizione tra la gente. Dove l'Onnipotente disse: se fossero usciti con voi, vi avrebbero solo danneggiato, correndo qua e là seminando zizzania, che certo tra voi avrebbero trovato chi li avrebbe ascoltati, ma Allah ben conosce gli ingiusti. Allah l'Altissimo disse: coloro che sono rimasti indietro felici di restare nelle loro case, opponendo Allah l'Altissimo disse: coloro che sono rimasti indietro felici di restare nelle loro case, unendosi così al messaggero di Allah, e disdegnando la lotta per la causa di Allah con i loro beni e le loro vite, dicono: non andate in missione con questo caldo, di il fuoco dell'inferno è ancora più caldo, se solo comprendessero. Disse anche Allah l'Altissimo: certamente Allah conosce quali di voi frappongono ostacoli e quali dicono ai loro fratelli: venite da noi, e ben dirà dove vanno a combattere. Tra le immagini della corruzione c'è quello di svalutare il valore dei beni della gente, e di questo disse Allah l'Onnipotente: non date agli uomini meno di quello che spetta loro, e non corrompete la terra portandovi disordine. Altri aspetti consistono nella distruzione anche nel vandalismo, nell'uccisione delle persone innocenti, diffusione del terrore tra la gente, ostacolare gli interessi della gente, la mancanza di responsabilità e il favoritismo a sprecare il denaro della gente invano, pigrizia nell'esecuzione degli atti di culto e l'ipocrisia quando la fanno, e specialmente nella preghiera è il miglior atto di culto. Di questo disse Allah l'Altissimo: sì, gli ipocriti credono di ingannare Allah, ma è lui che li inganna. Quando si levano per l'orazione, lo fanno con pigrizia e ostinazione nei confronti della gente, e malapena si ricordano di Allah. Allah, gloria sia a lui, disse anche: nulla impedisce che le loro elemosine siano accettate, eccetto il fatto che non credono in Allah e nel suo messaggero, che non vengono alla preghiera se non di malavoglia, che non danno l'elemosina se non quando sono costretti. Il profeta, pace e benedizione di Allah di lui, disse: le preghiere della notte e dell'alba sono le più pesanti sul cuore degli ipocriti, e se sapessero quante benevolenze esiste in queste preghiere, le avessero fatte con grande volontà.
narrato da Jabir ben Abdullah, che Allah si compiaccia di lui e di suo padre, che una volta il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, uscì dicendo: «O gente, attenti all'infedeltà segreta!» La gente gli chiese: «Che cosa è l'infedeltà segreta?» Rispose il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: «Quando l'uomo fa la preghiera in presenza degli altri, lo fa col modo migliore, per conservare l'apparenza. Se lo fa da solo, lontano dalla gente, non lo fa così, ed è questa è l'infedeltà segreta. Dico questo e chiedo il perdono di Allah per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dei mondi, pace e benedizione di Allah su di lui, sul segello dei profeti e messaggeri, il nostro maestro Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, sui suoi familiari e su tutti i suoi compagni. Quindi, fratelli e sorelle nell'Islam, uno dei segni di ipocrisia c'è l'alleanza con i nemici e cominciare con loro a scapito, o comunicare con loro a scapito della religione e della nazione, lo spionaggio, il tradimento e il trasferimento di notizie, informazioni e divulgazione dei segreti della patria. Gli ipocriti sono degli agenti segreti per conto dei nemici a scapito della sua terra e a spese della sua famiglia, dei vicini e dei parenti. Di questo disse Allah l'Onnipotente: «Vedrai quelli che hanno una malattia nel cuore, correre verso di loro dicendo: temiamo un rovescio del destino, ma se Allah darà la vittoria o un ordine da parte sua, eccoli rimpiangere i loro pensieri segreti». Disse anche l'Altissimo: «E se vi giunge una grazia da parte di Allah, dirà: come se non ci fosse amicizia alcuna tra voi, che peccato! Se fossi rimasto con loro avrei avuto un enorme guadagno». L'ipocrita si rallegra se il paese ed i cittadini sono afflitti dal male, o c'è una turbolenza tra loro, o si diffonde una malattia, o c'è una frattura fra loro. Di questo Allah disse: «Se vi giunge un bene, se ne affliggono, se un male vi colpisce, gioiscono, se però sarete pazienti e devoti, i loro intrighi non vi procureranno alcun male, Allah abbraccia tutto quello che fanno». Tuttavia, i nuovi ipocriti hanno aggiunto alla menzogna, al tradimento, alla rottura delle promesse e delle convinzioni, alla provocazione dell'opinione pubblica e al tradimento della religione un nuovo tipo di inganno, in particolare il commercio della religione e sfruttarla per servire gli interessi di alcuni gruppi che cercano il potere per via della religione e fornire la copertura legale per il loro lavoro. I nuovi ipocriti sono pronti a tradire la patria e venderla a prezzo a basso costo. Allah ha minacciato questo tipo di persone con un grande castigo nella vita mondana e quella dell'aldilà, e tutto ciò che stanno progettando di infliggere ai musulmani si ripeterà nella loro severità e intransigenza. Allah disse: «Ma la trama malvagia non fa che avvolgere i suoi artifici». Allah l'Onnipotente punisce i maggiori ipocriti con la più grande esitazione e instabilità nella loro vita e col panico e con la paura in tutti i loro affari. Allah disse: «Se bracamenano tra gli uni e gli altri, senza essere né di questi né di quelli, per chi è sviato da Allah non troverà via alcuna». Allah disse anche: «Quando li vedi, sei ammirato dalla loro prestanza, se parlano, ascolti le loro parole, sono come tronchi abbogiati, credono che ogni grido sia contro di loro, sono essi il nemico, stai in guardia, li annienti Allah quanto si sono traviati». E Allah l'Altissimo proibì ai loro cuori di comprendere le sue parole né le parole del suo messaggero, pace e benedizione di Allah su di lui, e non li guida alla via retta. Di questo disse Allah: «E questo perché prima credettero, poi divennero incredulici,
Sul loro cuore fu quindi posto un suggello affinché non capissero. Per quanto riguarda la loro punizione nell'aldilà, Allah disse: tra i beduini che vi stanno attorno ci sono degli ipocriti, come del resto tra gli abitanti di Madina. Essi perseveranno nell'ipocrisia. Tu non li conosci, noi li conosciamo, due volte li castigheremo e poi saranno avviati verso un castigo terribile. La prima punizione nella via mondana, il secondo tormento nella tomba e il più grande tormento nell'aldilà, dove Allah raduna gli ipocriti con i loro simili nel fuoco. Allah disse: in verità Allah radunerà tutti gli ipocriti e i miscredenti nell'inferno. Allah disse anche: coloro che invece si pentono e si correggono, conformano, si aggrappano ad Allah e purificano il loro culto nei suoi confronti, questi saranno insieme coi credenti e Allah darà loro ricompensa immensa. Al fine di proteggere gli stati, preservare la sua pace, la coesione e l'integrità, tutti devono essere vigili, siano individui che istituzioni. Gli sforzi devono essersi riuniti per sradicare i traditori e gli agenti e collaboratori con i nemici criminali e li espongono sulle teste dei testimoni, e per fare loro una lezione a chiunque lui stesso che espone per tradimento e spionaggio. Al fine di preservare la nostra religione, le nostre terre, dei nostri figli e soprattutto il piacere del nostro Signore, e per proteggere la nostra patria e preservare i nostri paesi da quello che ha colpito altri paesi che facevano meno nel contrasto ai traditori e spie, e credevano che la battaglia fosse facile, ma in realtà contrastare i traditori non era mai facile nella storia del mondo. Oh Allah, purifica i nostri cuori dall'ipocrisia, i nostri occhi dal tradimento e la nostra lingua dalle menzogne, e protegga l'Egitto e il suo popolo. Grazie dell'ascolto.